pronto soccorso digitale con il professor Marco Camisani Calzolaio. Eccolo qua. Hop, hop. Faccio anche qua un walk proprio. Via. Arriva così. Una volta ballando. Così. Vabbè, siamo pronti al nuovo appuntamento con il pronto soccorso digitale Prof 2.0. Eccoci qua, quindi se avete problemi con, non so, il vostro computer, il vostro cellulare, il vostro tablet, allora seguiteci. E se invece non doveste trovare il problema, alla vostra richiesta, beh, non esitate a contattarci a unomattinainfamiglia@rai.it con il professor Marco Camisani Calzolari, che risponderà e cercherà di rispondere, insomma, a tutti i vostri quesiti. Allora, iniziamo subito con una notizia, beh, utile per tutti quei genitori che vogliono in un certo senso tutelare i propri figli dall'uso indiscriminato che fanno dei cellulari. Sì, è molto importante. Tutti, a comunque la pensiate, dovete mettere un bel software o attivare il parental control nei telefoni dei vostri figli. Che perché cos'è? È un software che permette, una funzionalità se vogliamo, che evita che i minorenni o gli under 13 anni, sotto quelli che hanno meno di 13 anni e via così a seconda dell'età, possano vedere contenuti inadatti per loro. O comunque in generale, anche se da adulti non volete vedere magari contenuti troppo violenti eccetera, che effettivamente sono molto fastidiosi, attivate questa sorta di parental control che impedisce che questi contenuti appaiano. Alcuni telefoni ce l'hanno già introdotto e altri hanno bisogno di installarlo. Per sicurezza andate dentro lo store, cioè il negozio delle applicazioni del vostro telefono, e cercate per parental control o comunque controllo familiare eccetera eccetera, e vedete se usarlo o no, cioè se usarlo o no, se si può scaricare. Ce n'è uno che si chiama Family Link per alcuni di questi tipi di cellulari, che è molto adatto e molto utile. Ed è così che si può vegliare sulla vita online del proprio figlio. Yes. E adesso invece occupiamoci dello sportello digitale, che è utile a sveltire la burocrazia amministrativa e che però non è sempre facile e chiara da leggere. Allora, quale matassa ci aiuti a dipanare allora, oggi? Allora, c'è un sistema che si chiama PagoPia, che è un sistema di pagamenti elettronici che è realizzato per rendere più semplice e sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la pubblica amministrazione. Come funziona? Bisogna andare sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale, che si chiama www.aged.gov.it, andare su cerca e lì inserire pagamenti elettronici. Vengono fuori tutte le cose che potete pagare online, che vedrete, scoprirete che sono bolli, tasse, rette, contributi eccetera eccetera. E che più ne ha più ne metta. Mentre parlavi però pensavo alla differenza tra le informazioni serie, quelle che hai dato praticamente ora Marco, e le bufale che invece continuano purtroppo a girare sul web. Allora, che cosa è scovato anche alcune questa settimana? Sono veramente verosimili, ci mancherebbe altro. però no, allora ce n'è una che ha a che fare con una vespa aliena. La vespa aliena. Chissà com'è, pericolosissima la vespa aliena. Che è pericolosissima, perché dicono che la vespa di Miena, quando ti punge, ti fa dei buboni, può creare reazioni alle... vespa normale. Brava, la vespa normale. E infatti non è una vespa aliena una che ti fa la reazione allergica, fa malissimo, eccetera, ma è una vespa normale, quindi aliena de che, come aliena si direbbe di che, come si dice a Roma. A Bolzano. Certo, con queste temperature poi Marco sarà difficile comunque trovarne una in giro. Congelate magari. A proposito di temperature, adesso stamattina faceva un freddo qui fuori che solo tu potevi stare lì e soffiare delle bolle di sapone. Ma eri pure intento, concentrato. Ma che cosa stai combinando? Adesso te lo faccio vedere, guarda. Allora adesso ti faccio vedere un filmato straordinario di una bolla di sapone congelata. Eccola qua dietro di noi, che non è un globo, è una bolla di sapone, solo che è congelata. Vedete tutti questi disegnini? Non è un matto che vede benissimo che ha incominciato a disegnare un artista, bella, ma è la natura, è la natura che fa questo. Quindi le bolle oggi erano in cerca di bolle congelate. Perché come si fa? Tu dici, ma il mio telefono non è in grado far vedere, perché ovviamente sono molto piccole, no? Spesso le bolle di sapone, ma adesso lo trovo, eccolo qua, si possono comprare delle lenti come questa. Che vengono, non costano applicate molto, sul telefono, applicate sul telefono, telecamera. Ti permettono, come in questo caso, vedete, ho messo però il tappino, di ingrandirlo di tanto, e non è niente male, perché così puoi finalmente andare alla ricerca delle bolle di sapone. E io ogni tanto, se vedete un matto che inquadra le bolle di sapone, quando sono meno 15 sono io. Ma che meraviglia Marco, sono veramente incantata a vedere la formazione comunque di tutti questi cristalli che si formano con le basse temperature. Bello, veramente straordinario. Che meraviglia, e come altrettanto meraviglioso sarà sicuramente il tutorial di Marco di questa settimana. Allora, non è così? Perché gli smartphone, quando li prendete in mano normalmente, scivolano,
cadono. Divano, e quante quando volte fate abbiamo... il selfie, boom, va per terra. E allora c'è un trucco. Attenzione che tiro fuori dell'attrezzatura molto analogica. Scalpello. No, in realtà una punta, un pezzo di legno. E qui dite dove mi vuoi andare a parare? E adesso ci arrivo, so cari amici miei. Si parte da una custodia oggi. Come questa, una normale, okay, cosa una facciamo finta custodia. Che qua dentro ci sia lo smartphone ed è scivolosa, scivola, scivola, scivola. Come diceva Valentino Rossi. No, era Valentino Rossi nelle curve, cioè mi scivola la moto. E allora noi cosa facciamo? Noi prendiamo la custodia, la bucherelliamo così. È diventata facciamo rossa un adesso. Bel buco, qua per esigenze sceniche. La buchiamo, facciamo un bel buco e poi prendiamo un filo, una matassa di filo elastico, come ci piace di più, basta che. E attraverso, e io sono molto bravo, tu lo sapevi che io sono bravo con l'uncinetto, adesso lo dimostro a tutti quanti, nuova. Ci provo. Quindi ci questo è l'attrezzo dell'uncinetto, vedete? Sì. Lo si infila, introduce qua, dopodiché si cerca di acchiappare, ce la posso fare, si acchiappa il pezzo così. Attenzione, è tutta la notte che lo provo e dico ce la posso fare. Non viene. No, viene, non dire così. Non dire così. Però insomma si inserisce all'interno. È l'ultima volta. Tanto ogni mattina siamo sempre qua noi. Pensavate voi, invece guarda qua, si inserisce dentro e rimane questo pezzettino fuori. Cosa serve? Ecco qua il prodotto finito che cambia colore ancora. Con questo elastichino dove tu inserisci il dito. E anche se, vedi, il telefono non cade più. Beh, ma meraviglioso. E vedi, fai i selfie così e io... Beh, meriti un applauso, Marco. Magia, il telefono, eccolo qua. Eviteremo rotture dei nostri cellulari quando cascano per terra. Bene, Marco, bravo davvero. E adesso leggiamo, il momento delle mail, quindi leggiamo la mail di Alice che ci scrive. Ho spesso problemi con l'autocorrettore del cellulare, dipende dalla funzione del telefono oppure da un guasto del dispositivo? Allora, l'autocorrettore è qualcosa che cerca di imparare, cerca di capire come fare, a predire quello che vuoi scrivere. Sì. E a volte fa dei danni pazzeschi, perché a volte fa degli strafalcioni tipo il mio predire e tu dici ma non sono io, è il correttore. Colpa sua. È il correttore. E allora io suggerisco in quel caso, quando non ce la fate proprio più, di andarlo a disattivare. In questo caso si può disattivare, così basta. In questo caso si va dentro, dipende dal modello chiaramente, le impostazioni, si va a cercare tastiera e lì dentro, come vedete, ci sono tutte le possibilità, che dice correggo le maiuscole, correzione automatica, vedete che ce l'ho disattivata, controlla ortografia, però almeno qui la controlla l'ortografia, però poi non te la cambia, perché sai quante volte magari quello capisce c'è senza apostrofo e con l'accento e tu fai una figuraccia, perché in realtà non avresti mai scritto c'è senza apostrofo accento nel caso ovviamente del verbo essere, e così ti eviti strafalcioni e vai anche più veloce nello scrivere. Quindi brutte figure, sì, addio. Via, meno male. E oggi chiudiamo la puntata, Marco, dedicata al nostro sportello digitale. Sì. Come continuerai a stupirci, come insomma ancora di più di quello che hai già fatto. Allora, niente di così straordinario, no? Ti ringrazio, mi vuoi bene, ma in realtà è l'uso delle applicazioni, chiunque può fare di tutto. E oggi esistono delle cose divertentissime, si va online, si scaricano delle applicazioni che fanno delle cose che fanno molto ridere. Vi faccio un esempio. Sì. Ce n'è una che si chiama Bud Mesh, che sostanzialmente Dubsmash, che serve per doppiare, cioè tu praticamente hai dei video, no? degli audio che senti e in realtà corrispondono ad audio di film famosi, per esempio. Allora io mi sono divertito, adesso ve lo faccio vedere. Prima di arrivare ero lì che ero a casa, cioè mi stavo preparando, e a un certo punto ho fatto due videini che vi faccio vedere, divertenti, con cose che si possono fare utilizzando Dubsmash. Guardiamoli, eccoli qua. Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Io ti spiace. Ma dici a me. E con chi stai parlando? Dici a me. Non ho fatto niente. Chiunque lo può fare. Perché l'applicazione ti aiuta proprio nel fare questo. Non serve essere dei bravi attori. Posso dire, sei un bravo attore. Cosa stai dicendo? Essere internet o non essere internet? Questa è l'unica cosa che so dire. Questo è il dubbio. È arrivato il momento di salutarci, caro Marco. Ricordiamo a tutti i telespettatori, a tutti i tuoi fan che ti seguono, che possono farlo anche su
su Facebook con Marco Camisani Calzolari. E a questo punto, Marco, buon anno! Ma è vero, eh sì, buon anno! Sì. Mamma mia, anche a voi, buon anno! E via!